SOS Sistema Immunitario, benvenuti, benvenuti, benvenuti. E guardate chi ho sopra di me, i due grandissimi ospiti. Questa sera abbiamo la diretta che mi avete chiesto, ormai è mesi che mi chiedete questa diretta. Intanto che arrivano le prime connessioni, salutateci nei commenti, lasciateci il vostro like e condividete la diretta se pensate che possa essere utile a qualcuno. Questa sera ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Due amici questa sera sulla pagina. Buonasera, Deborah, ma soprattutto due grandi professionisti. Avete visto durante tutta la settimana come abbiamo trattato il discorso sul sistema immunitario. Io penso che non esistano dei comunicatori su web, poi chi ha avuto la fortuna di conoscerli dal vivo come i due personaggi di questa sera. Buonasera anche a Enrica, buonasera anche ad Alberta, buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Allora, benvenuti. Volevo subito, prima di introdurre gli ospiti e di parlare dell'argomento di questa sera, vi saluto Tania, Marika, buonasera, buonasera, buonasera. Prima di introdurre l'argomento di questa sera e soprattutto la presentazione dell'ultimo capolavoro che ha fatto Francesco con i suoi collaboratori più stretti, vi volevo parlare un attimino che mi avete chiesto della 21 giorni, di questa iniziativa che ho voluto prendere con Fitness 40 e che mi ha concesso tra l'altro Fitness 40. Sul discorso di darvi qualche, diciamo, come dire, strumento pratico per la vostra salute. Buonasera anche a Manuela. Strumento pratico in che senso? Io vi parlo tanto, vi porto tanti studi che parlano dell'allenamento della mattina presto, rivolti anche al discorso metabolico, e voglio condividere con voi. 21 giorni, buonasera anche a Giovanna. Voglio condividere con voi 21 giorni di esercizio fisico ben dosato. Deborah ci dice: perché non parte la diretta sui suoi canali? Arriverà, arriverà, arriverà. Sabrina, buonasera. Allora, vi stavo dicendo, è un'iniziativa che vi vuole accompagnare. Buongiorno anche dalla Svezia, Giulia, anche benvenuta dalla Svezia. Vi voglio accompagnare insegnarvi un pochino lo stile di vita anti-aging la mattina presto, che cosa porta. In quella mezz'oretta che andremo a trattare la mattina dalle 7:30 in poi, sarà circa mezz'oretta, voi potrete andare a seguire la diretta la mattina, interagire direttamente con me, oppure seguire, come qualcuno mi ha scritto, non posso seguirla, mi allenerò la sera. Viene fatta appositamente al mattino, soprattutto perché ho la possibilità al mattino di avere mezz'oretta da dedicarvi. Non sarà un qualcosa di monotematico, non aspettatevi di fare mezz'oretta dove sarete stravolti, anzi, punteremo, vi insegnerò anche la respirazione, sarà un'attività, sarà una 21 giorni completa dove vi avvicinerò a delle attività olistiche e attività, diciamo, un po' più occidentali, un po' più hard. Quindi andremo a lavorare sia sulla respirazione sia sull'abbassamento dei livelli di stress. Partiremo e faremo anche delle meditazioni, la respirazione di Wim Hof. Ho visto che avete scaricato tutti quanti. Ciao a tutti, ciao ciao ciao, vi salutano tutti. Vi stavo dicendo, parleremo della respirazione di Wim Hof e poi andremo a fare una giornata dedicata alla mobilità articolare, una giornata dedicata invece al nostro sistema muscolare, un'altra giornata invece dedicata al nostro sistema cardiorespiratorio. È un'attività adatta a tutti, me l'avete chiesto. Sì, io farò una cosa standardizzata. Sapete bene che non vanno bene le schede, gli allenamenti, diciamo, di gruppo, soprattutto se hai una patologia importante, quindi assicurati di poter fare quello che vado a fare. Sappiate che non vedrete mai qualcosa che non potrete fare. Io farò una propedeutica, quindi farò esercizi molto semplici, quindi se hai un problema anche
magari legato a una patologia, sto pensando alla fibromialgia o altro, se ti senti in condizione, salutiamo il sole, salutiamo la giornata con un po' di esercizio fisico. Partiamo da lunedì, facciamo questa 21 giorni, sarà in diretta qui sulla pagina, quindi potrete partecipare tutti, lo facciamo solo ed esclusivamente per voi. E dopo questo, io vorrei introdurre gli ospiti di questa sera. Come vedete alla mia sinistra, il dottor Francesco Garritano. Francesco, benvenuto. Ciao Davide, ciao a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Allora, Francesco, qui ci hanno, ecco, salutiamo il sole, spettacolare. Qui ci stanno, sì, potete farlo anche chi ha la fibromialgia. Non andrò a fare un'attività che non sia possibile seguire, ok? Quindi ci sarà anche una mattina dove finiremo e ci andremo a fare tutti insieme la doccia gelata, che siano 8 secondi, che siano 10 secondi, ma cercheremo di sfruttare i poteri del freddo. Non sono i poteri della pillola dimagrante, non sappiate, sappiate che il freddo ha i suoi benefici, ma non vi farà dimagrire, vi permetterà però di innescare delle risposte positive all'interno del nostro corpo. Francesco, già ti salutano. Questa sera arrivano da Norimberga, dalla Svezia, al tuo fianco una vecchia, che poi è giovane, ma una vecchia conoscenza di Fitness 40 più. L'avete visto circa un mesetto e mezzo fa, abbiamo parlato di allergie quando c'erano tante persone che starnutivano, ti ricordi? Abbiamo parlato di allergie. Benvenuto anche a Marco Lombardi, il dottor Marco Lombardi, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Ecco, allora oggi ci vedete un po' accaldati, siamo un pochino accaldati dalla giornata. Daniele è un collega appena fatta qui a Verona 38 gradi. Debora ci dice per dimagrire ci vuole la dieta ristretta del doc Garritano. Il concetto delle calorie l'abbiamo abbandonato da anni ed è un concetto superato. O sbaglio, Francesco? Sì, ma Debora scherza perché è una mia paziente, la saluto caramente, ci vedremo a Milano in questi giorni, ma scherza, ma perché ovviamente dieta ristretta, parlare con me dieta ristretta o dieta calorica, ormai le calorie sono andate in disuso, come dico spesso, ormai è un concetto calorico, chi porta avanti il concetto calorico è messo veramente male. Senza gift finale, non so. Questo è il regalo finale. No, la dieta GIF si riferisce al profilo della dieta GIF che tra l'altro io appoggio e sposo pienamente. Ciao calorie, ecco, con questo non vuol dire che dovete mangiare di tutto e di più, se sia chiaro questa cosa. Vabbè, l'abbiamo trattata più volte. Allora, volevo partire con la storia del Monaco, ma magari finisco con la storia del Monaco. Volevo invece iniziare, Francesco, a parlare del tuo capolavoro, ma io capolavoro intendo che in quel libro hai trattato il sistema immunitario sotto diversi aspetti e sotto l'approccio col quale tutti dovrebbero arrivare a comprendere, cioè il sistema immunitario non si parla di alimentazione, non si parla di esercizio, non si parla solo di stress, ma si parla di tante belle cose. Tra l'altro ti faccio i complimenti perché ti sei avvalso poi veramente di quanti sono? Sette? Siamo in nove. Nove tra i più grandi professionisti in Italia, veramente. Cioè, quando ho seguito le tue live, le tue dirette, sulla tua pagina con loro, veramente le seguivo come se fossi uno studente, davvero. Sono veramente eccezionali. Per cui, buonasera anche a Federica. Allora, Francesco, io mi metto un attimo nel backstage con le patatine a sentirvi un pochino parlare, perché siete qui e soprattutto chi ci sta ascoltando vuole veramente sentirvi parlare. C'è subito una domanda. Ma la dieta GIFT non è la dieta del dottor Garritano? Mi sono fatto una gaffa allora? No, la dieta, allora, chiariamo bene, io sono ormai collaboro da anni col dottor Luca Speciani, ho sposato appieno circa 10, uno dei veterani della dieta GIFT, e quindi in pratica io la porto avanti, come no, e quindi anzi con un ruolo anche di responsabile del centro-sud Italia sulla dieta GIFT, e quindi ovviamente penso che sulla dieta GIFT qualcosina in più, qualcosa c'entra.
la cosa. Però mi volevo riallacciare per al sistema immunitario. Parliamo di questo detto capolavoro e io continuo a sostenere, sì, capolavoro sì, ma grazie alle persone che hanno contribuito con me a scriverlo, perché certo. veramente è stato è un libro completo, perché veramente tratta veramente di tutto. I primi tre capitoli che parlano dell'introduzione del sistema immunitario sono praticamente stati scritti dal dottor Miceli, che è veramente un farmacologo e biochimico abbastanza conosciuto in Italia, e veramente in una trattazione di sistema immunitario che è talmente complesso, lui l'ha scritto in tre capitoli, cioè vi rendete conto come ha riassunto 10 tomi o magari universitari in tre capitoli. Poi ovviamente c'è la parte del dottor Guido Marini, c'è la parte sull'intestino, c'è la parte di Guidoni che ha parlato dell'autoimmunità, c'è la parte della dottoressa Monica Greco dell'emozione, sistema immunitario, la parte importantissima dell'asse intestino-cervello, c'è la parte della dottoressa Perotti che diciamo, ha fatto bellissima. Una parte produttiva, che è veramente una persona che stimo tanto. C'è la parte di Paolo, dell'amico Paolo Conforti, che doveva essere pure oggi con noi qui, ma non, purtroppo per impegni non c'è, però ha scritto la parte importante dell'attività fisica e dello stress, che poi ne parleremo. Poi ovviamente Marco. Paolo mi ha fatto appassionare tanto il discorso sugli ormoni, non tanto poi nel libro, nella sua poi in quello che va a trattare. È davvero fantastico perché risulta essere anche in parte un po' un mio mentore, come lo siete voi, perché quello che sono io sinceramente lo devo a voi, perché quando vado ad implementare delle conoscenze, per esempio quando parli di alimentazione, quando Marco stesso parla di tante cose, io imparo tante cose da voi e mi viene quella curiosità in più di andarla ad approfondire. E spero che poi sia la stessa cosa perché ci sta ascoltando. Sì, no, perché il discorso sul sistema immunitario è veramente molto complesso. Stavo ringraziando appunto Marco e Roberto Capone per la parte, diciamo, legata al laboratorio, perché se è veramente venuto bene questo libro è grazie a loro, no? Perché l'abbiamo reso fruibile. Ho cercato io, magari da coordinatore, ecco, di cercare di dire usate del linguaggio semplice, anche perché deve essere fruibile per tutti, non solo per l'addetta ai lavori, che sicuramente l'addetta ai lavori lo leggerà in modo piacevole, ma anche la persona che ne vuole sapere di più sul sistema immunitario deve saperlo. Ho fatto proprio, ho registrato in questi giorni una puntata sul sistema immunitario televisiva dove parlavo di prevenzione, che se ne parla poco del concetto di prevenzione. E qua vi volevo parlare del concetto che se voi volete essere delle cicale o delle formiche, che cosa voglio dire? La formichina fa il lavoro certosino, magari di accumulo, eccetera, eccetera. La cicala vive alla giornata, dai, fa una vita alla giornata. E nel libro l'ho sottolineato questo aspetto della cicala e della formica, perché ognuno può scegliere di se vivere in un modo o nell'altro, però cerchiamo di vivere come la formichina, che cerca in qualche modo di fare prevenzione. Quindi la formica mi rappresenta a me il discorso della prevenzione. Tutti si sono concentrati, si sono accaniti sulle terapie, sui vaccini, ma è giusto pure fare questa cosa, ma nessuno ha mai parlato di immunonutrizione. Ha speso delle parole anche sull'integrazione, che deve essere fatta in maniera intelligente. Non si può integrare così, giusto perché uno va in farmacia e compra il primo integratore possibile per il sistema immunitario e tutto il resto. Ma tutto deve essere molto personalizzato, come dicevi tu prima. E poi ci sono aspetti che non dobbiamo trascurare, perché se veramente il concetto di dieta significa modo di vivere, stile di vita, mica puoi parlare solamente di alimentazione per il sistema immunitario, di integrazione per il sistema immunitario, ma devi parlare di stress,
gestione dello stress, perché quando abbiamo livelli di cortisolo alto, ovviamente si vanno ad abbassare le nostre difese immunitarie. Abbiamo vissuto nel terrore veramente puro, perché c'è con i vari DPCM, con le varie zone colorate, tutto il resto, ovviamente questo non ha portato che abbassare le nostre difese immunitarie, perché se l'abbiamo vissuta questo periodo con estrema preoccupazione, caspita, abbiamo fatto male ad un 70% del nostro sistema immunitario che sta nell'intestino, che ci deve difendere, e purtroppo è che poi migra attraverso le varie situazioni, circola nell'organismo per difenderci. Cioè, dobbiamo cercare di pensare che l'attività fisica, come dicevi tu prima, è fondamentale, cioè non pensare, ecco, molti mi chiedono, ma il paziente 1 era uno sportivo e ha preso il Covid. Beh, sfatiamo quest'altro mito. Il paziente 1, che tutti ricorderete da che si è scatenato il discorso, aveva fatto troppo sport, aveva fatto uno sport eccessivo, aveva innescato lui stesso nel suo corpo una tempesta citochinica. Quindi si è visto che quando abbiamo un corpo infiammato, il Covid prende più spazio. Quindi questo era il concetto di sfatare il mito, perché qualcuno dice Mattia di Codogno, sì, ma era Mattia il paziente, ma aveva fatto due gare ravvicinate, credo, aveva stressato un pochino il suo corpo, ma non che l'attività fisica faccia male, anzi fa benissimo, ma farlo con i tempi giusti anche di recupero, di distacco. Io penso sempre ai famosi giocatori di calcio che quando fanno la partita e giocano ogni 3 giorni, ecco, lì rischiano l'infortunio più facilmente, perché ovviamente spingono il corpo verso una situazione che non va bene, e quindi ovviamente si infiammano, e quindi ovviamente al primo contatto magari vanno in tilt. Certo. Guarda Francesco, con me sfondi una porta aperta in questo senso, perché oltre nei corsi nei quali tengo parlo di questo, parlo di quel bivio famoso, cioè quando vogliamo allenare qualcuno, quando vogliamo allenarci, stiamo facendo qualcosa per la performance o per star bene? Perché? Perché le strade fanno così, cioè una prende un verso e una prende l'altro. In più, quando vi è anche una concomitanza di una patologia particolare, attenzione, perché? Perché questa attività in eccesso, come dicevi tu, sia in termini di intensità e sia in termini di volume, va a peggiorare. Assolutamente sì, ma infatti gli studi ce lo stanno confermando, perché noi siamo stati aggrediti da un virus nuovo, siamo stati presi alle spalle da questo. Infatti nel libro, faccio vedere nella copertina del libro una persona, ve lo faccio vedere proprio qui, che ce l'ho qua, Sì. vedete una persona che c'ha uno scudo, ce l'ha pure Marco, facciamo Anche di là. vedere. Ovviamente uno scudo, e questi sono i patogeni che diciamo, questo scudo, lo scudo immunitario lo chiamo io, no? Cioè, se noi non nutriamo il nostro terreno immunitario, la nostra terra, ecco, non faremo sempre, ci difenderemo in modo così arrangiato, ma invece dobbiamo cercare di articolare e di dare dei comandi giusti al sistema immunitario, perché veramente è un sistema molto complicato. Però se tu, perché partecipa a questo il microbiota che dà le istruzioni al sistema immunitario, partono dei comandi dall'alto per regolarlo bene, eccetera, eccetera. Quindi non è una cosa così semplice, però se noi lo maltrattiamo ogni giorno, un'altra frase provocatoria che ho è il fatto che purtroppo noi non lo facciamo allenare più questo sistema immunitario, perché alle prime temperature, quando si alza, quando abbiamo la febbre, quando abbiamo il 37 e mezzo, subito andiamo a prenderci un farmaco che ce la fa abbassare. E quella situazione lì è deleteria per il sistema immunitario. È come se tu c'hai un combattimento che sta per iniziare, a un certo punto c'è l'arbitro che arriva col fischietto, dice ferma tutto, blocca tutto, ce ne andiamo a casa. Esatto. E non è, e il sistema immunitario non gioca la partita.
Quindi penso per darvi un concetto molto facile, no? Ma la stessa cosa, l'uso eccessivo veramente di antibiotici veramente che vanno non solo a creare disbiosi intestinale, ma vanno poi a creare poi anche il discorso drammatico poi delle resistenze. E poi vengono dati in modo preventivo quando ci sono, per esempio, preventivo quando abbiamo un'infezione virale, viene dato l'antibiotico, cosa più sbagliata, perché l'antibiotico va sui batteri, non va sui virus, però viene dato in questo modo per prevenzione. Ma prevenire che cosa? Perché ti va a fare tabula rasa di tutto il microbiota, di tutti i batteri, virus, funghi e altre ci specie. Ci mette poi tanto tempo, no? Poi per ricostituirsi. Ci vuole tantissimo tempo, bravo, perché non è che uno dice, va bene, aspetta, ho fatto ancora antibiotico, ho fatto tabula rasa e dopo un mese penso di aver risolto la situazione. No, la situazione si risolve dopo anni. E quindi attenzione, che questa è una cosa che non tutti non viene sottolineata. Uno, perché non si crede al sistema, a questo microbiota. Io ho cominciato adesso a vedere qualche pubblicità televisiva che parla del microbiota, no? Qualche si comincia a sentire adesso qualcosa sul microbiota. Certo. Ma il discorso bisognerebbe parlarne di più, e bisognerebbe parlare di come questo istruisce il sistema immunitario, che ovviamente è nell'intestino per il 70%. Devo dire che nel mercato poi dei libri, questo libro veramente ha messo ordine in mezzo a tanta confusione. È stato un libro che ha messo proprio ordine, proprio perché ha detto, con quel libro hai voluto un po' cercare, siccome è stato un periodo dove c'è stata la moda della vitamina D, dove poi hanno iniziato a prendere in modo scriteriato tutti questa vitamina D, poi dopo la vitamina D si è passato alla storia della tachipirina, poi è uscito un protocollo dallo Spallanzani dell'integrazione, quando ormai ne parlavano tutti da tanto tempo. Cioè, di cose che poi magari negli anni precedenti tanti avrebbero ne avevano già parlato ed erano magari stati derisi, no? Sì, ma io mi ricordo, basta pensare alla vitamina D, che l'Inghilterra l'ha distribuita in modo gratuito a tutta la popolazione, quindi pensare a un atto di questo tipo. Un ormone. Quando si ammalò il vecchio presidente della Repubblica, il vecchio presidente dell'America, aveva nelle terapie in uscita, perché poi l'hanno fatto vedere poche, aveva vitamina D, aveva zinco, aveva il selenio e aveva poi gli altri due farmaci che gli avevano dato, però aveva questa integrazione di base. Ma molti non lo sottolineano in tanti, perché io l'avevo già guardato questa cosa di dimissione di, adesso non ricordo come si chiamava il presidente della Trump. Aveva meglio questa... dimenticarselo. Sì, sì, no, ma io l'ho già rimosso perché di politica non mi piace la politica, quindi già rimuovo queste cose qua, le rimuovo. E poi dico, Marco, chiamami Marco, perché ha scritto una parte importante. Infatti volevo capire, Marco, che parte... Vai. Sì, io ho scritto la parte sugli esami di laboratorio, sì, insieme al dottor Roberto Capone, che è una parte molto importante, da un lato, e dall'altro lato un po' trascurata. Nel senso che non ci sono tanti professionisti che ne parlano, eppure diciamo che rappresenta molto spesso un po' il punto di partenza, no? L'abbiamo detto tante volte, esami di laboratorio anche dal punto di vista della prevenzione possono essere molto importanti, quindi agganciandomi al discorso di Francesco sulla prevenzione, noi possiamo fare prevenzione anche attraverso gli esami di laboratorio. Però è importante capire quali esami di laboratorio, quindi saperli da parte del medico, saperli richiedere in modo corretto e poi saperli anche interpretare, perché altrimenti possiamo mandare in confusione anche le persone, i pazienti. Quindi nel capitolo diciamo che insieme a Roberto abbiamo cercato di dare una panoramica generale
non scendendo troppo nei dettagli, di tutti gli esami di laboratorio, diciamo, disponibili al momento, che possono farci capire come sta, come è la funzionalità del nostro sistema immunitario. Quindi ce ne sono dai più conosciuti, da quelli che magari vengono fatti di routine, a degli esami magari di nuova frontiera, un po' più recenti, soprattutto riguardo gli esami di laboratorio di medicina funzionale, quindi gli esami di laboratorio che riguardano l'intestino, riguardano lo studio dell'infiammazione cronica di basso grado. Quindi diciamo abbiamo cercato di dare un'idea di come anche il laboratorio può essere uno strumento importante per fare prevenzione, per studiare, quindi anche per aiutare il sistema immunitario una volta che non funziona bene. Esatto. Quindi, ad esempio, io ho parlato dell'emocromo. Ad esempio l'emocromo, che è un esame per certi versi magari considerato banale, però può già dare quello tante informazioni su come sta il nostro sistema immunitario, se c'è infiammazione in corso nel corpo. Così poi ho parlato di alcuni parametri infiammatori che vengono utilizzati per capire se c'è proprio un'infiammazione acuta, quindi ad esempio la PCR, la proteina C-reattiva, oppure ho parlato anche di alcuni parametri che alcune volte non sono chiesti per l'infiammazione, che però possono insieme agli altri dare un'idea più generale, far capire un po' di più certe cose, come ad esempio la ferritina, il fibrinogeno. Sono altri parametri di laboratorio che possono essere chiesti per avere un'idea, un inquadramento più generale dello stato infiammatorio dell'organismo. Esatto. E poi abbiamo appunto affrontato degli altri esami un po' meno magari conosciuti, che però quando sono chiesti in modo corretto possono aiutare molto, possono aiutare nell'approfondimento, come ad esempio la tipizzazione linfocitaria, questo esame che studia nel dettaglio le popolazioni di globuli bianchi, quindi può essere un esame di secondo livello che però è importante. Così come poi tutto il mondo dell'intestino, come diceva Francesco, il 70% del sistema immunitario a livello intestinale, quindi è importante avere anche degli esami di laboratorio che ci aiutino a capire la condizione intestinale, quindi se c'è disbiosi, se c'è permeabilità intestinale, se c'è infiammazione intestinale, perché quello poi va a ripercuotersi sul sistema immunitario. Ecco, io leggo tra i commenti, dicono, io ho iniziato a reintegrare perché avevo solo 64. Qual è la vostra posizione in merito? Non tanto sul 64, ma chiaramente, no, abbiamo capito che valori troppo bassi, attorno 20-30 di vitamina D, sono effettivamente, non sono poi così tanto preventivi rispetto a valori superiori ai 50, no? Però a me sembra che ci sia una comunicazione, anche che sia stata una comunicazione all'eccesso. Come il discorso sulla vitamina D, come l'avete trattato all'interno del libro? Allora, la vitamina D, allora, ci sono studi che sono emersi di recente, che hanno detto che chi aveva vitamina D si ammalava maggiormente di Covid, quindi la patologia, sì, diciamo, era più aggressiva, no? Quindi basta pensare a questo dato. Poi il fatto, quello che ho detto prima, che veramente si è rivalutata piano piano la vitamina D. La mia posizione sulla vitamina D, perché Rita ci ha detto anche un'altra domanda, dice: io sono il mio medico di famiglia con 64, mi ha detto di sospendere. Cioè, sospendere, la mia posizione è che veramente la vitamina D dovrebbe essere intorno a 80, cioè io la porto intorno a quel valore lì. Poi adesso in questo periodo cercate di sfruttare il mare, il sole, perché ovviamente la vitamina D è la vitamina del sole, no? Viene che quando il sole colpisce in modo perpendicolare ovviamente la pelle, fa formare vitamina D, quindi il problema è che oggi ci esponiamo poco al sole, ci esponiamo nelle ore sbagliate, ci esponiamo, ci mettiamo le creme super protettive, che il sole se ne fugge quasi dalla,
alla nostra pelle. Quindi dobbiamo cercare di capire adesso, cerchiamo di prendere più sole possibile, cerchiamo di, che non dico di ustionarvi al sole, ma di dire di farla arrossare un po' la pelle, di prendere un po' di sole. Questo sicuramente farà un carico bello forte, avremo un carico bello forte, vitamina D naturale, e poi si può reintegrare, poi si fanno gli esami ematochimici, si rivede quando è la vitamina D, quando è arrivata, e poi si decide. Poi guarda, io personalmente consiglio sempre di fare quello che faccio io. Vabbè, io poi porto il cane, sfrutto questa cosa, ma io consiglio dalle 11 alle 4, 20 minuti, se avete la possibilità di uscire in maglietta e pantaloncini esposti, senza creme, senza niente, dalle 11 alle 4. È chiaro che ci sono determinate pelli. L'altra volta abbiamo avuto la Federica Cavallini, la dottoressa del metodo Apollo, che ci diceva che abbiamo parlato del sole, ma diciamo come difenderci dal sole. In questo caso, cioè 20 minuti, ne abbiamo parlato anche con lei, 20 minuti sono un assoluto toccasana, sono un assoluto toccasana, e evitano soprattutto di andare a prendere il discorso della vitamina D con, diciamo, dall'esterno, sempre ciò che ci dà la natura. E prima hai parlato bene, no, del fatto, cioè abbiamo perso la palestra del sistema immunitario. Io lo noto soprattutto tra i ragazzi, e la cosa che più mi spaventa sono le mani dei ragazzi. I ragazzi di terza media, seconda media, che escono, hanno le mani bianche e in alcuni punti sono tanto screpolate da tutte le volte che hanno dovuto diciamo disinfettarsi, perché a scuola è una cosa continua, e in più questa ormai paranoia, no, nella quale sono entrati, visto che il mondo degli adulti le ha detto, le ha fatto capire che avrebbero dovuto tenere la mascherina, se no. Quindi questo discorso del terrore, poi tu Francesco stai anche approfondendo il discorso legato alla psiche mentale, no? Che può essere una cosa in più. Allora, è arrivata qualche domanda, è una bella per te, Marco, te la faccio, questa è bella, preparati. Buonasera, chiedo scusa, ma i medici di base sono in grado di interpretare i risultati dei nuovi esami o bisogna rivolgersi ad altri professionisti? È appunto parlato di esami un po' di recente introduzione, che purtroppo dei medici ancora non conoscono. Come ho detto, mi riferisco soprattutto agli esami di medicina funzionale, quelli che vanno ad esempio ad indagare l'intestino o che vanno a studiare l'infiammazione cronica di basso grado. Purtroppo sono degli esami di recente introduzione, un po' ancora nuovi per certi aspetti, quindi non tutti i medici li conoscono, eventualmente bisogna rivolgersi a professionisti che si occupano di medicina funzionale, che quindi hanno un'idea generale a tal proposito, Marco, questi aspetti. Certo, guardate, a tal proposito io con orgoglio voglio portare qua sulla pagina il progetto delle scienze del benessere, Francesco. Sì, assolutamente. Magari mettiamo al corrente tutti di questo, poi ve lo scrivo anche qua sotto nei commenti al sito. Sì, diciamo che questo progetto è nato, diciamo, cercando di mettere dentro tanti professionisti e cercando di dare, di fare veramente un gruppo. Se uno ha bisogno di uno specialista, non deve girare 100.000 piazze, oppure se ha bisogno di un'interpretazione di esami o consiglio su esami, ovviamente c'è Marco, ma uno può fare la consulenza con chi vuole. In questo sito ci sono tutti quanti, è ancora un sito in divenire, nel senso sta crescendo tantissimo, e poi ovviamente noi la presa in carico della persona poi verrà messa in una cartella condivisa, dove noi possiamo andare, per esempio mi viene un paziente di Marco o mi viene un paziente di Guido Marini e io posso entrare nella sua scheda del paziente, ovviamente con la privacy, tutte le accortezze che dobbiamo fare,
e posso vedere che cosa ha detto Guido Marini di quel paziente, ad esempio, no? O cosa ha detto Marco di quella persona, di che esami gli ha consigliato, che cosa è venuto fuori. Cioè, per non disperdere tutte le povere persone che vanno a destra, a sinistra, ti portano esami, ti fanno esami scollegati. Ecco, chi non sa interpretare, giustamente Marco ha detto una cosa sacrosanta, l'interpretazione degli esami è un'arte, cioè sapere interpretare gli esami io ti parlo proprio dal semplice emocromo che ci dà tanta informazione. Ecco, parlare per esempio del rapporto invertito tra neutrofili e linfociti, quando uno parla normalmente così, uno mi può dire: ma che sta dicendo il dottor Garitano? Ma cosa vuole dire questo rapporto invertito, neutrofili? Quando c'è questo rapporto invertito c'è infiammazione. Poi vai a collegare un pochino guardando la storia, la faccia del paziente, vai a vedere per esempio se c'ha degli eosinofili alti, magari pensi ai parassiti, quante persone mi stanno venendo con i parassiti e purtroppo sono... Cioè, tu basta che la guardi in faccia, vai a vedere un po' gli esami, cioè non scollegare le due cose, perché c'è la facilità a dire: va bene, guardo l'esame e ok, ti do questo. No. Tu guarda la persona, senti come sta la persona e poi ne parliamo. Ecco, questo l'ho scritto quando ho fatto il libro sulla dieta antinfiammatoria. Quella persona che aveva scritto prima della GIFT, ovviamente io porto avanti il concetto GIFT e il concetto della dieta antinfiammatoria che sto registrando come metodo, ma sono due cose totalmente diverse, perché ovviamente il metodo antinfiammatorio va a scindere il discorso dell'infiammazione di basso grado, cronica, silente, quindi va sul cortisolo, sull'insulina, sul discorso epigenetico, va sul discorso dell'ossigenazione, sui mitocondri, cioè va su altri discorsi. Quindi ecco, per chi uno si confonde, ma vedi il dottor Garitano che dieta GIFT, no, dieta GIFT Luca Speciale, no, dieta GIFT la portiamo avanti tutti del gruppo, nel senso che la dieta antinfiammatoria è il metodo che sto registrando con queste particolarità sull'infiammazione, perché oggi tutte le malattie hanno una base infiammatoria. Oggi parlare di infiammazione, parlare di intestino, non deve sembrare una cosa così. Lo disse Ippocrate quando parlò di che tutte le patologie partono dall'intestino, che tutte le patologie hanno una base infiammatoria. Lo stiamo dicendo in tutte le salse, ma purtroppo c'è la persona come Davide, attenta, che magari prende, capta e studia, eccetera, eccetera. C'è la persona che purtroppo si sente arrivato, e quando io mi sentirò arrivato, un giorno mi sentirò arrivato, ecco, mi ritirerò dal fare il lavoro, perché quando uno si sente al top che è arrivato al top, vuol dire che è finito professionalmente. No, Francesco, io la vedo un po' la nostra, un po' come una malattia a questo punto, cioè noi siamo proprio mamme, per noi è impossibile rimanere, io me ne accorgo, perché poi quando mi prendo dei momenti per star con la famiglia, per starmene anche da solo, sento proprio la necessità di voler ritagliarmi quel momento per poter studiare, saperne di più, e non credo che bastano 7 vite come i gatti per arrivare a una completezza. Cosa dici, Marco? Sì, no, assolutamente, l'aggiornamento fondamentale, comunque mantenere accesa la curiosità per chi si occupa di salute, ma in generale un po' per tutti i lavori, mantenere sempre lo stimolo della curiosità, avere passione. Sì, è quello che ti fa fare. Portare avanti i progetti con entusiasmo è un po'... Certo. Senti, Katia ha chiesto... Katia appunto dice una cosa che capita, può sembrare strana, ma capita molto spesso. Buonasera, ho suggerito al figlio di una mia amica che ha problemi intestinali di fare l'esame per la disbiosi intestinale, del gastroenterologo non lo ha voluto vedere. Vi dico un po' la mia, poi vi faccio rispondere. Allora, messa giù così, c'è anche un errore tuo, Katia, nel senso che è sempre il medico, è sempre il professionista della salute che dovrebbe guardare il caso e dirti:
fai questo esame? Perché mi sono capitate altre persone che arrivano e dicono: io voglio fare il test del microbiota, io voglio, cioè, prima mettiti in mano un professionista come Francesco, come Marco, e senti loro cosa ti dicono, perché è così che funziona, perché di testa propria, e lo dico sempre, come prendere una macchina, andare contromano alle 2 di notte, in autostrada con le luci spente. Sì, lo faccio, e poi comunque qualcuno te lo deve interpretare. È indiscusso che serve, ma serve per quello che, ne che necessiti tu? Punto di domanda, vi lascio a voi il resto. No, Katia purtroppo sicuramente crediamo io credo in questa situazione qua, che ovviamente ha problematiche intestinali, sarà andata ecco, cerchiamo di fare un retro della storia, credo, no? Cerchiamo di vedere un po' com'è andata. Il problema è che ha problematiche intestinali, avrà chiesto al gastroenterologo di approfondire su qualche test per farlo. E purtroppo questi test, come diceva Marco prima, allora, per il gastroenterologo, ancora per i non illuminati, io sto parlando per i non illuminati, ancora siamo rimasti all'intolleranza al lattosio e alla celiachia. Se gli parli che gli stai togliendo il glutine, ti rispondono: mica è celiaco la persona. E la gluten sensitivity è arrivata al 20-30% contro una celiachia che è all'1%. Cioè, ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo? Poi il processo della disbiosi, sicuramente se c'è un intestino, se tu fai delle domande alla persona, gli cominci a dire: senti, cara Katia, come stai messa con l'alveo? Senti, come stai messa con le eruttazioni frequenti? Fai delle domande, oppure come stai messo col sonno? Sei agitata a livello di notte? Hai dei dolori a livello addominale, intestinale? Cioè, tu prima fai delle domande, poi dalle domande, sì, deve nascere il test. Però questo, come dicevi tu, deve essere pure la bravura del professionista che sta di fronte, perché dalle domande, infatti io non mi faccio mai portare in studio gli esami, non chiedo mai preventivamente come si fa al telefono, di solito quando chiamano dici: allora signora, mi porti questo esame, se non l'ho vista. Cioè io consiglio dopo alla persona, dici: allora, dopo che ho visto questa cosa, mi hai raccontato che hai questa situazione qua, cerchiamo di fare dei test un po' più particolari e specifici. Ovviamente ci dobbiamo mettere purtroppo nelle mani anche dei soldini che non ci stanno, e che questi test non te li regalano. Ecco, ci mettiamo sempre dalla parte delle persone, perché magari si cerca di far fare il test che ti serve di più. Perché ovviamente la persona oggi mi vengono a dire: dottore, ma io mi ha prescritto queste cose, ci volevano 600 euro per fare tutti questi esami, o ci volevano tot soldi per fare questi. Devi Certo. mettere pure su qual è la priorità, dare delle priorità, lavorare per priorità. Se la priorità è l'intestino, cerchiamo almeno di fare quello più, gli esami più come il test della disbiosi, per andare a vedere lo scatolo. E poi magari andare su altri livelli di esami che costano un po' di più, magari di una mappatura del microbiota, eccetera, eccetera, lo fai in un secondo momento, però subito ti devi mettere nelle condizioni di vedere, per esempio, una calprotectina fecale, no? Che ti dà un'indicazione di infiammazione dell'intestino. Se uno ha problematiche intestinali, quindi farlo fare insieme alla zonulina per vedere se questa barriera è lassa. E se l'infiammazione si trova o di qua o di là, perché se la calprotettina è alta e la barriera è bella chiusa, l'infiammazione sta dall'altra parte, cioè nella Certo. parte del lume, altrimenti, cioè, già da due semplici esami puoi vedere tanto, però il Magari poi problema è sempre l'interpretazione. questo aspetto, Francesco, magari un giorno in un'altra diretta lo affrontiamo col dottor Lozio, che lo seguo spesso sulla tua pagina e veramente ha una simpatia enorme nel modo di parlare e al tempo stesso riesce a farti capire delle cose veramente toste in maniera molto, un po' come fa Marco, un po' come fa Capone, no? Col discorso sull'infiammazione, no? Parla di questi poliziotti e riesce a essere,
alla portata di tutti, no? Infatti, tutte le persone che seguono queste cose le hanno imparato proprio grazie alla vostra bravura, no? Nel dire tutto questo. Infatti usare delle parolone con le persone che ci stanno seguendo, a parte Daniele Scarcella, credo sia un nostro collega, Sì, è un collega. ovviamente a parte usare delle super parolone per spiegare le cose, non è sempre, a me piace quando Roberto parla dell'infiammazione cronico-silente Sì. di basso grado come una brace dove non si vede la fiamma che sta andando, che sta bella alta, ma tu però se ci butti come dice lui, ci butti un salviettino, questa qua questo salviettino si brucia, no? Oppure ci metti la mano e ti bruci, È anche stato perché qua con le cose che non vedi, slide, è stato qua devi con noi stare. sulle slide qualche settimana fa. Sì, È stato veramente piacevole ascoltarlo. no, ma io ritengo Roberto una persona molto competente sul discorso, e con Marco si sono abbastanza completati perché hanno veramente, è stato per me una sfida farli interagire, fargli scrivere una parte sulla parte di Marco, sulla parte diciamo di laboratorio puro, e una parte di Grazie. novità. Quindi sul microbiota e sulle varie cose. Per me, infatti, chiamavo sia uno che l'altro per dire, perché, beh, come sta avvenendo sto capitolo? Lo facciamo capire alle persone, perché sennò. Come è stata Marco scrivere quel capitolo con Roberto? C'è stata appunto una bella integrazione, perché io comunque come formazione ho una formazione più di laboratorio classico, facendo la specializzazione in biochimica clinica. Ho una formazione proprio sugli esami di laboratorio che vengono prescritti di routine, quindi c'è stata questa bella integrazione poi con gli esami di più recente introduzione che ha affrontato Roberto, per quindi cercare di dare un po' di cultura sugli esami di laboratorio, perché secondo me ce n'è bisogno per quello che abbiamo detto, cioè anche tra i professionisti c'è bisogno che abbiano maggiori conoscenze su Certo, quello che certo. è il laboratorio, su quello che c'è dietro anche un referto, perché molto spesso non si sa nulla di quello che c'è dietro il referto, mentre invece secondo me bisognerebbe aumentare questa conoscenza per poi avere anche un maggiore riscontro da parte dei professionisti circa poi la corretta prescrizione di questi esami. E secondo me è una delle sfide del futuro, quindi cercare di far capire sempre di più che noi possiamo anche con gli esami fare prevenzione, che è uno strumento fondamentale. Beh, già quello che siete riusciti a realizzare, Però Francesco, bisogna conoscerli, senza conoscenza non si fa fatica. Quindi magari, come diceva anche Francesco, si prescrivono per comodità una serie di una batteria di esami, con magari anche un costo a livello economico. Poi non si sanno interpretare i risultati perché non si è stati capaci di scegliere, di dare le priorità e quindi scegliere gli esami giusti per quella persona in quel momento. Si fa prima prescrivere 10-15 esami, però quello non è secondo me un bel lavoro, non è un buon Certo, lavoro. ma poi Marco, Bisogna dobbiamo pescare un tenere po' nel presente. dubbio, però poi che consigli dai alla persona? Cioè, anche il No, ma poi professionista. teniamo conto anche delle finanze della persona, perché lì per Esatto. curarsi magari ha speso tanti soldi andando appunto da medici che le hanno fatto spendere tanti soldi a vanvera, arrivano lì e non puoi neanche per. Cioè, dobbiamo cercare di rendere la sanità un po' più snella anche da questo punto di vista, cercare di portare queste persone per arrivare a una guarigione che non vuole passare, vuole passare il meno possibile tramite i farmaci, tramite il cambiamento dello stile di vita, è lì che vanno investiti i soldi, ok? E anche in un investimento da questo punto di vista, cioè se costa tanto l'esame, cerchiamo di renderlo fruibile, perché questi esami sono importanti, come avete detto Sì, poc'anzi. poi purtroppo quelli di medicina funzionale, quindi gli esami diciamo più recenti, sono appannaggio dei laboratori privati. Quindi sono anche una spesa per le persone. Per quello Certo. bisogna saperli conoscerli e saperli prescrivere in modo corretto. Ad esempio, la mappatura del microbiota è un esame fantastico, però in quanti sanno interpretarlo correttamente? Pochi professionisti. Quindi è inutile prescrivere magari degli esamoni quando poi non si sanno interpretare. Fai Esatto, spendere esatto. soldi al paziente e non gli dai poi risposte giuste e pratiche.
quindi è quello un po' il concetto. Mi piace molto vedere tra i commenti che ci si rispondono e si aiutano, dove riceve il dottor Garritano, dove riceve, e a Francesco e anche alla segretaria che ti mette anche il link, no? Era già successo. Questa cosa no, mi piace molto, era già successo anche in un'altra live. Vuol dire che stiamo veramente educando anche ad aiutarci nel lavoro che andiamo a fare, no? Adesso a prescindere, tu Francesco in tutta Italia sei, no? Sì, vabbè, da Milano fino a Palermo, diciamo, vari studi in Italia, ma non è questa la sede per pubblicizzarmi, ma No, no. hanno fatto la domanda giustamente. Ma il discorso, intanto ci salutiamo anche Marta Ciani, che è una nostra collega Marta, che è bravissima, Marta, benvenuta. diciamo una foto estiva bella, invidiabile, diciamo, nel senso che che cos'è, un canotto, una barca, che cos'è, una Ma credo dice... che sia in Grecia, in una sì, però se sì, non sembra un panorama greco quello lì, tutto in bianco, tutto. Beata te, Marta, dove stai adesso con questa Oppure foto? albero, infatti, oppure albero bello, qualcosa di questo tipo. Allora, Alessandra, volevo risponderti, grazie a te che quando parli più professionisti mi hai fatto conoscere Lozio, Lozio mi manca ancora, mi farebbe piacere, però ci sono delle dirette, delle live di Lozio sulla pagina di Francesco. Molto interessanti, vai lì a vedertele e anche su YouTube ho visto qualche cosa di qualche programma, però se vai sulla pagina di Francesco le trovi, ma chiederò al dottore se poi se verrà qua, perché anche lui è molto piacevole, oltre che un grande professionista. È una barca a vela Trieste, Marta. Beh, bello, bello, bello. Ok, allora Dicevamo prima di Lozio che sì, potete vedere qualche diretta fatta anche sulla mia pagina, perché ne abbiamo fatte tante dirette con lui. Era una persona molto alla mano, molto disponibile, molto sinceramente. Anche su Telecolor trovate, perché va sì. spesso, come vado io spesso anche su Telecolor, trovate anche lui, che va su questa rete, che è molto Belle seguita. quelle chiacchierate che fate su Telecolor, perché sono veramente all'usabilità di tutti, eh. Ma sono brave, se mi posso permettere di spendere due parole su Telecolor, sono brave pure le intervistatrici, che comunque le giornaliste che sono lì, che ti fanno sentire a tuo agio. Quando vai in un canale televisivo, ormai ci sono di casa quasi in quasi tutte le trasmissioni, però se trovi la persona che ti mette a tuo agio, fai una grande cosa. Certo. Ritornando sul sistema immunitario, perché c'è stato qualcuno che ha detto: sto leggendo il libro ed è molto gradevole. Ecco, Sì. a me fa piacere questo discorso, Sì. perché scorre, perché giustamente qualcuno può dire: ma dottore, ma le prime tre parti, i primi tre capitoli sono un po' tosti. È normale, si affronta il sistema immunitario, è normale che l'argomento non poteva essere semplificato più di tanto, nel senso che, anzi, che il dottor Miceli, come abbiamo detto prima, l'ha reso fruibile, cioè, veramente ha fatto un grande lavoro. Però poi, quando cominciamo ad arrivare ai capitoli centrali, poi tutto scorrerà tranquillamente. Quindi, certe volte c'è la preoccupazione. Quando io ho scritto poi il libro sulla tiroide, tutti magari si preoccupavano della prima parte, quando parlavo della tiroide, i meccanismi. Ho capito che ho potuto usare delle piccole termini tecnici, poi invece la parte poi più dopo, che proseguiva, era più fattibile, più scorribile. Certo. Poi diciamo che per parlare del sistema immunitario dobbiamo capire come lavora il sistema immunitario, che poi l'hai affrontato magari in maniera molto basica, no? Non è che hai inserito Sì,
delle cose troppo difficili, è che comunque è abbastanza complicato magari da descrivere, ma in realtà è perfetto, eh? È una macchina perfetta. Una macchina perfetta che se noi lo rendiamo efficiente, rendiamo efficiente quello che ho chiamato il terreno immunitario. Molti stanno chiedendo, forse all'inizio della diretta, che cosa vuol dire terreno immunitario. Il terreno immunitario è praticamente la base su cui dobbiamo nutrire questo esercito. Noi abbiamo questo esercito che ci aiuta. Se noi lo aiutiamo togliendo gli zuccheri, le farine raffinate, cominciando a pensare allo stress, a gestire lo stress, a fare attività fisica, a curare l'intestino, a fare l'idratazione che spesso viene trascurata, l'idratazione mentre l'acqua è un alimento vero e proprio, l'acqua è un veicolo che porta sostanze nella cellula. Se andiamo, c'era un medico si chiama Batman Glidi, che praticamente tempo fa diceva che se c'è disidratazione arriviamo a delle problematiche di patologia, e aveva ragione, perché ovviamente la disidratazione, e l'avvertiamo soprattutto in questa calura, in questo periodo, che chi non beve va incontro a dismetabolismi, ha problemi anche sul dimagrimento, perché tutte le reazioni chimiche e biochimiche avvengono in ambiente acquoso. Questo ce lo dimentichiamo, ma se andiamo in disidratazione, purtroppo i campanellini d'allarme sono la sete, però già quando è arrivata la sete già siamo messi È male, già perché tardi, è già è già tardi. tardi. Quindi dobbiamo pensare ad altri campanellini d'allarme. Quindi non trascurate l'idratazione. Il sonno. Io mi occupo molto di sonno, bisogna dormire in maniera qualitativamente giusta, perché il sonno se dormi male, non solo prendi peso, quindi per un calo leptinico, ma vai anche ad infiammarti, ad innalzare l'interleuchina 6, quella che avevamo detto era responsabile della cascata citochimica del Covid. Quindi pensate un po' a questo terreno. Perché poi io sull'integrazione ho spesso delle parole che tutti si sono buttati, come dicevi tu, sulla moda dell'integratore: prendo quello, prendo quell'altro, c'è la moda di. Perché non vorrei che passasse l'idea che l'integratore mi salva la vita. Cioè, io prendo, magari sto conducendo una vita di schifo, sto mangiando male, non mi sto allenando, non faccio il progetto dei 21 giorni, non faccio questo discorso, e poi mi prendo l'integratore e per magia posso andare pure nelle sale di rianimazione a contatto col Covid. Pensa che quando mi chiedono un programma di allenamento oppure sto insegnando a scuola, faccio formazione ai futuri personal trainer, la prima cosa che dico, la prima cosa della quale parlo è il sonno e rimangono a bocca aperta perché dicono: scusa, ma io sono qua per avere un programma di esercizio per il mio obiettivo, io sono qua per imparare la migliore tecnica di allenamento. Ma se, no, se questa cosa non funziona, cioè è la base di tutto del sistema immunitario, no? Il sistema immunitario la notte, no? Si rigenera, no? All'attività più importante, quindi, ma per far tutto, cioè, l'esercizio fisico è uno stress, dobbiamo capire che questo stress può avere un effetto positivo nel cronico se fatto con la quantità e la qualità giusta in relazione alla tua condizione. Se sbagli qualche parametro, sei finito nel cronico, come anche Francesco nell'alimentazione. Magari tu sei convinto di mangiare bene, no? Quante ti arrivano con una, non so, un diario alimentare perfetto, no? Che sembra No, quello. ma infatti quello che sei toccato tu è sacrosanto, perché poi sia sull'attività fisica, Ippocrate stesso ci diceva: se noi riuscissimo a trovare la giusta dose di attività fisica e di alimentazione, avremmo trovato la strada del benessere. Ce lo diceva Ippocrate, cioè Ippocrate ci ha detto tante cose, no? Come Ha il cibo detto, è guarda, la tua medicina, ci ha detto tante cose. certo. Collegandosi anche alla storia dell'integratore, ha detto siamo ciò che mangiamo, e poi è arrivato il dottor Giorgio Terzani che ha detto siamo ciò che assimiliamo. Sì, ma io aggiungerei quello che dice te, Giorgio, che è un amico, siamo ciò che respiriamo pure, no? Eh? Però
ecco, ovviamente per l'ossigeno, perché se non abbiamo un'ossigenazione adeguata le cellule vanno. È interessante quello che diceva Daniele, tante addirittura partono dall'integratore e poi tutto il resto. Questa era la mia polemica iniziale, perché ho visto tanti libri scritti in questo periodo pandemico, dove praticamente ognuno proponeva la dieta anti-Covid. Invece io nel libro volontariamente lancio questa cosa a tutti quanti che ci stanno seguendo, non l'ho voluto scrivere né per il Covid questo libro, infatti l'ho specificato nella prefazione, perché non se ne parla all'interno, no? Se vi aspettate il libro salvavita del Covid, lasciate stare, no? No, non è il libro per il Covid, anche perché io faccio vedere, siamo immersi in tanti patogeni ogni giorno, e praticamente oggi si chiama SARS-CoV-2, tempo fa si è chiamata, abbiamo avuto l'asiatica, poi ci abbiamo avuto Ebola, sono stati sempre bersagliati da cose serie, quindi non è il libro del Covid, è stato scritto nel periodo del Covid ed è stato, se tu ci pensi Davide, è stato scritto e pubblicato in primavera. Uno mi dice: come caspita, tu scrivi sul sistema immunitario, parli di patologie infiammatorie, parli di tutto e viene pubblicato non in autunno. No, proprio a testimonianza che il libro parla di prevenzione, di come rimettere in forma, allenarlo, questo sistema immunitario, che anzi, se cominciamo come la formichina di prima, che ho detto prima, ad allenarlo da adesso, non arriviamo come la cicala che ci pensa ad ottobre. Ma idem, infatti, io per quello che parlo del sole, della vitamina D, perché basta, cioè, noi d'estate facciamo il pieno e lo facciamo con il sole, la luce, quindi svegliarsi presto la mattina, godersi l'alba. Adesso io ho parlato delle ore più calde, ma sicuramente se andiamo al mare, per esempio, alle 9:30, siamo lì fino alle 11, 11:30, abbiamo preso anche lì la quantità giusta. Sfruttiamo questo periodo perché facciamo anche una sorta di pieno, no, per l'inverno. Cerchiamo di evitare il supporto. Arriva a settembre, arriva ottobre, il raffreddore, c'è in giro l'influenza. Cosa posso prendere per alzare le difese immunitarie? E basta, perché poi passa proprio per al posto del farmaco quello. No, come dici tu giustamente, parliamo di questo. Quando farò l'attività settimana prossima che inizierò, vi avviso già, la facciamo a piedi scalzi. Io la faccio nell'erba a piedi scalzi, quindi vi invito anche eventualmente a sporcarvi un pochino. Non fa altro che bene. Ve lo dico, tutto quel contatto lì. Anche perché, riallacciandomi a quello che dicevi tu, perché prima l'avevi accennato, la troppa pulizia, no? Che visto che parlavi dei bambini che puliscono le mani fino a farle scomparire queste mani, ma il problema del sistema immunitario che non viene più allenato nasce proprio da questo discorso qui, che noi non ci sporchiamo più, nel senso che noi non andiamo più a giocare nei campi, andiamo veramente, ma ormai siamo abituati, i nostri figli giocano con le PlayStation, giocano al chiuso, giocano, non vedono il sole, non vedono, cioè veramente viviamo sotto una bolla, una cappa, una protettiva, e le mamme, purtroppo il pensiero è anche alle mamme, che le fanno vivere i figli purtroppo nell'iperprotezione, mentre quando mi ricordo io ero piccolino, se vi ricorderete pure voi due, io mi ricordo che andavo a giocare dalle 2 del pomeriggio, tornavo anche alle 8 e tornavo sempre o con un braccio rotto o con una... No. O con una gamba che mancava, o con una, ma per il semplice motivo che veramente lì si allenava il sistema immunitario. Ecco. Certo, addirittura io andavo a volte a giocare con la pepe, perché mio nonno mi diceva: si sfoga almeno, no? Sfogati che si sfoga la febbre. Poi, a volte è vero, che accadeva quello, no? questa cosa qua. Ma poi guardiamola in maniera un po' più generale sullo stato di salute. Cioè, guardiamola su quello che sta succedendo, l'aumento delle patologie autoimmuni può essere dovuto anche a questo, no? Cioè, un sistema immunitario più ingenuo.
diciamola un po' così, più ingenuo, quando incontra il patogeno si lascia sopraffare. Assolutamente vero, assolutamente vero. Non so se c'è stato un blocco della linea. Sì. Comunque, giusto, continuo quello che stavi dicendo, perché non essendo più allenato sul sistema immunitario, non è, a volte va in confusione, va in tilt. Quindi, se troviamo quella famosa barriera a livello dell'intestino lassa, che deve farci da filtro tra ciò che passa e non passa, la trova un po' allentata. Magari passa un pezzettino di proteina non ben digerito che porta la memoria immunologica della specie di partenza, passa all'interno della barriera e il sistema immunitario, come l'esercito, è pronto lì a dire: beh, mo ti do una bella etichetta e ti metto come sostanza non self, non propria. E allora praticamente si scatena il processo infiammatorio locale, poi diventa sistemico. Poi l'infiammazione, arriviamo al circolo sanguigno, arrivano le allergie, arrivano le malattie autoimmuni per il meccanismo del mimetismo molecolare di cui parlo spesso. Certo. Quindi io dico sempre, il futuro dei nostri bambini è nelle nostre mani, punto, finita. Quindi bisogna combattere quello che purtroppo la società di oggi ci sta portando, ma combatterli cercando di portarli nel verde. Io lo dico sempre, respirare. Io do un giorno a settimana nei programmi non dico obbligatorio, però libero, nel senso che se voglio, vorrei che fanno delle passeggiate nelle foreste, nei campi, nei boschi o altro, perché anche respirare quegli oli, no? Si abbassa proprio il grado di stress. Cioè, non è che io, ci sono studi che dimostrano questa cosa, quindi quello fa parte dell'attività anti-aging. Non, è questo che per me, perché il problema qual è? Nel fitness anti-aging, nel movimento anti-aging, a oggi non c'è l'esasperazione che vedete del mondo occidentale, ma c'è il contenimento dei livelli dell'ipercortisolemia, ok? Che è frequentissima, alle 10 di sera, sempre lì attaccati ai cellulari, quindi una tensione costante, no? Uno stress continuo che non è mai eccessivo, ma è sempre lì, no? Come se fossimo, io porto sempre l'esempio della macchina, no? In folle con il piede sull'acceleratore, no? Questi giri che continuano a girare e piano piano negli anni poi si arriva poi ai problemi, all'esaurimento surrenalico, eccetera, eccetera. E ci inducono poi a dire: arrivo a 40 anni, non riesco più a fare esercizio fisico, non riesco più a uscire dalla porta, inizia a mangiare bene. Inizia a raddrizzare, come dici tu, come dici tutti voi, lo stile di vita, e allora ci incanaliamo da un'altra parte. Ma per fare questo necessitiamo di abbassare lo stress. È la prima cosa in assoluto. E come facciamo? Innanzitutto, come hai detto tu, giustamente Francesco, il sonno. Mettiamo a posto quello, ti svegli la mattina, sei fresco, sei più lucido. Poi non parliamo del discorso legato al cibo, no? Gli attacchi che possono arrivare durante la giornata quando non ho dormito bene, eccetera, eccetera. Allora. Questo, ma noi un'architettura del sonno da mantenere, abbiamo fatto certe volte, dico che la qualità del sonno la cosa più importante, non la quantità. Cioè, dormo 8 ore, 9 ore, 10. Certo. Sono andato via per un attimo. Non è tanto la quantità del sonno, ma è la qualità del sonno che è La importante, qualità. perché, come ho dimostrato prima, il discorso della leptina. Mia figlia l'ho cresciuta come sì, L'ho come in cresciuta mezzo. come si chiama. Sì, non solo conosce allergie, ma nemmeno un'influenza mai presa. Quante volte? Questa è una bella cosa che dice Giovanna, no? Perché Camminare effettivamente. scalzi. Sì, ottimo, ottimo. Camminare scalzi, importantissimo. Poi tutto il sistema propriocettivo sensoriale. Pensiamo a chi soffre di osteoporosi. Voi dite cosa c'entra? C'entra, e ve lo dico, l'ho detto anche a una cliente l'altra volta, perché
perché il contatto diretto aumenta la capacità e le capacità coordinative legate all'equilibrio. Qual è la prima causa di morte nel paziente osteoporotico? La rottura del femore, ok? Quindi, ma la rottura del femore come arriva? Dal fatto che io inciampo d'inverno col ghiaccio. E questo perché? Perché perdo la prensilità, la capacità di rimanere in equilibrio. Questo può migliorare se cammini a piedi nudi. Pensiamo al mare, agli scogli, l'attività che lo scoglio può dare, e questo anche sul sistema immunitario, no? Il fatto di entrare a contatto con tutte, qualunque, tanti tipi di sostanze diverse, no? Magari di entrare proprio a contatto internamente, no? Nel sangue, no? Lo riconosce, lo abbatte, per la prossima volta è pronto, no? Assolutamente sì, ormai abbiamo perso il contatto con la natura, abbiamo perso il fatto di dormire bene, il fatto di mangiare bene, abbiamo perso veramente tante cose che dobbiamo andarle a rispolverare. Certe volte quando io dico alle persone dovete mangiare l'uovo la mattina, ci siamo dimenticati che l'ovetto la mattina ce lo davano come ricostituente la mattina a colazione, ma ce lo davano tempo molti, molti anni fa. I nostri nonni mangiavano bene a colazione. Io dico, aggiungo anche il concetto della crononutrizione, che è un altro concetto importante, perché poi è legato al tempo e noi ci dimentichiamo che abbiamo degli assi ormonali al mattino che sono diversi dagli assi ormonali della sera, cioè ci dimentichiamo questa cosa qui, no? Quindi dobbiamo prendere in considerazione un bravo professionista, e credo che ci avviciniamo alla parte finale. Un bravo professionista, per racchiudere tutto quello che abbiamo detto oggi, dovrebbe prendere, come oggi abbiamo detto, prendere in considerazione un po' tutto, dal fare domande, dal sapere interpretare. Se richiede un test, lo deve sapere interpretare, e dobbiamo cercare di riportarci un pochino indietro nel tempo, rispolverando questa situazione che già facevano i nostri nonni e che ce lo siamo persi adesso. Certo. Io poi ascoltando una tua diretta mi ricordo di quando hai citato anche, visto che parliamo di longevità di quell'anziano di 117 anni, 107 anni, mi sembra di Verbania, che era Sì, quella. la Emma Morano, che se andate a cercarla tutti sul web, 117 anni, 3 uova al giorno e un grappino. Ma lasciate stare il grappino, ma 3 uova al giorno, ed è vissuta. Avevi anche citato il fatto che comunque la sera, visto che hai parlato di crononutrizione, non andava a eccedere, no, con le chilocalorie. Assolutamente, perché poi noi è vero che non parliamo più di concetto calorico, però giustamente, come hai detto tu all'inizio, hai detto una cosa importante: non è che a questo punto diamo spazio a tutto quello che ci viene davanti, mangiamo, no? Noi dobbiamo cercare di mangiare bene al mattino e arrivare al passo successivo senza la fame. E così farlo la stessa cosa a cena, cioè la cena dovrebbe essere gestita proprio come l'ultima parte della giornata, dove dici: va bene, dai, io mi sono alimentato bene nelle prime due parti, perché devo andare a mettere tutto l'introito, tutta l'energia lì, in questo periodo dove poi c'è il GH che esce, la melatonina che esce. Poi, se non stiamo attenti a tutte queste molecoline che escono di notte, perché il GH ci aiuta a riparare, a costruire tutto il resto, rischiamo di fare un macello. Parlando proprio di fase anabolica, cioè dopo le 5-6 del pomeriggio anche l'insulina deve essere abbastanza controllata, quindi evitare di fare le super mangiate, ma non ce lo inventiamo noi, eh? Semplicemente come diceva Francesco, si parla di cronodieta e crononutrizione. Marco, vuoi dire qualcosa prima di andare? Magari digiuno intermittente ne parliamo un'altra volta, Alessandra, che è comunque una pratica che con la quale Francesco ogni tanto combatte un po', no? Con questo digiuno. Allora, rispondiamo brevemente. Allora, il digiuno intermittente non è che può essere non sposata l'idea di questo concetto, ma io dico che tutte le notti si digiuna, il digiuno è notturno. Poi il fatto che
si pensa di poter saltare qualche giorno un pasto, la cena, ovviamente la si parla di cena, e concentrarsi sulla colazione e sul pranzo, penso che siamo in linea su quello che stiamo dicendo, no? Sul rispettare la crononutrizione, cioè il digiuno intermittente non è altro che una buona crononutrizione rispettata in maniera seria, perché se tu salti il pasto serale ti metti in linea con e poi ci sono delle evidenze anche sul discorso di come facevi tu, anti-aging, cioè sul discorso anche mitocondriale e tutto il resto, quindi ci sono tante evidenze su questo discorso. Però sarebbe tanto un'altra puntata per spiegare. Infatti. Senti, chiudiamo un attimo, Francesco. Allora, ti chiedo sempre, quando sei qua con noi, che i tuoi prossimi obiettivi. Abbiamo detto verso fine dell'anno forse esce qualcosina ancora, perché sai che ti ascoltano per comprare anche il prossimo volume della tua carriera. Allora, il prossimo, ormai mi sono messo in testa di fare il libro sulla fibromialgia, uscirà, cercherò veramente di spingere al massimo per farlo uscire fine di quest'anno, perché ovviamente i lavori che ho portato avanti, che ho tante cose sul discorso mitocondriale e tutto il resto, sarà un libro completo, perché parlerà non solo, perché l'aspetto della fibromialgia è complesso, e ci sono tanti aspetti che da prendere in considerazione. Ho fatto una relazione dal dottor Spattini sulla fibromialgia, ho parlato 2 ore in quel convegno che ha organizzato il dottor Spattini, e si è analizzato tutti i vari processi della fibromialgia. Oggi dire fibromialgia, dolore, e banalizzare la situazione, però è sonno, è intestino, è mitocondri, è matrice extracellulare, è disturbi sulla nocicezione, quindi vedete come disturbi a livello di neurotrasmettitori, disturbi a livello degli assi metabolici. Quindi parlare di fibromialgia certe volte e banalizzarla come un semplice dolorino mi fa incazzare, Davide, ma talmente tanto, perché poi appunto è come che noi, io sto spingendo molto per farla rientrare nei LEA, no? Nei livelli di assistenza, perché il povero fibromialgico ancora oggi viene quasi derito quando va dallo specialista e viene quasi detto tu non hai nulla, e magari sarà legato all'ansia, questo dolore è legato a quello, cioè ancora sentiamo parlare di queste cose qua, no? È vero che non dobbiamo andare nell'esagerazione, che per qualsiasi cosa è tutto fibromialgia, perché io ho visto persone che avevano la vitamina D a 4 e avevano dolori muscolari, articolari seri, e che non per magia, riportando la vitamina D a quei livelli che abbiamo parlato prima, è scomparso tutto. Quindi certo. Il fatto, ecco, non dobbiamo cadere sia in un lato nella tutto è fibromialgia, e né nel fatto che la fibromialgia non esiste, che è ancora immaginaria. Esatto. Tra l'altro, se idem anche per l'esercizio fisico, se ti aspetti che ci sia un personal trainer che ti dia la soluzione per la fibromialgia, non c'è, proprio perché è tutto un insieme, non è possibile stilare un programma, è possibile invece seguire una persona e non trascurare l'aspetto mentale. Perché? Perché si sveglia la mattina che ha voglia di fare, perché effettivamente il fibromialgico, quando non è nel periodo, diciamo, peggiore, adesso non stiamo parlando, però è una persona normalissima che magari anche e soprattutto capitano gli ex pesisti, persone che hanno fatto pesi, sapete bene, no? Il sistema dei pesi induce l'acido lattico, quindi diciamo ha degli scarti che poi nella fibromialgia sono veramente da demonizzare, no? Ecco, magari arrivano da lì, entrano in una condizione di questo tipo, quindi non possono più fare l'attività che gli piace. Quindi quando sono sani vorrebbero farla, ma dopo una seduta fatta con gli attrezzi o altro, il giorno dopo sono a letto un'altra volta. Quindi capite che non può esistere un protocollo, deve essere anche lì personalizzato. In ogni caso, un po' visto a sé. Senti, quando uscirà il libro lo compreremo, perché è veramente fastidioso.
l'ultima parola è che si tende oggi a veramente anche nell'approccio a banalizzarlo, a dire c'è l'approccio tot, se togli quello ti risolvo la situazione, se tolgo il glutine ti risolvo quest'altra. No, va fatto, come ho spiegato in una diretta televisiva che ho fatto sulla fibromialgia, va fatto vanno date anche lì delle priorità. Se tu vedi che il soggetto è stanco, ha stanchezza e non ce la fa e tutto il resto, tu devi pensare all'aspetto mitocondriale, in modo particolare le centraline che producono l'ATP. Se tu hai un aspetto più legato al dolore, alla soglia del dolore, devi pensare alla serotonina, cioè devi pensare di ripristinare il discorso intestinale, perché la serotonina viene prodotta per il 95% a livello dell'intestino. Quindi vedi com'è complessa la situazione, non dire io ho il protocollo per quello, poi che l'attività fisica ti faccia bene e venga seguita però da una persona come attenda come te, eccetera, eccetera, va bene, però non improvvisiamo anche lì, perché veramente c'è molta improvvisazione in giro. Certo. Marco, vuoi aggiungere qualcosa con la fibromialgia? Anche con te sfondo una porta aperta, eh? Sì, avevo già fatto delle dirette in passato. Abbiamo fatto delle dirette anche a Natale, molto, sì, molto interessanti sulla fibromialgia. Sì, ne abbiamo dette mille, sì, malattia dei 100 sintomi e non so se bastano. Sì, vabbè. Comunque, allora, mi è piaciuto moltissimo. Fateci sapere, anzi, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta. Oggi è stata veramente molto profonda. Speriamo che esca entro la fine dell'anno, se no aspettiamo quello dopo. Nel contempo, chi non ha letto gli altri tuoi libri, se li vada a vedere, andate a vedere sulla pagina, sul sito, perché c'è veramente tanto materiale, ma io vi dico che così tanto materiale di livello lì sopra potete veramente cambiare la vostra vita in toto, se siete in una situazione di difficoltà, e anche perché tratta moltissimo Francesco il discorso legato alle patologie, cioè come pochi lo trattano in Italia. L'avete sentito adesso anche quando ho parlato della fibromialgia, ma in generale proprio le patologie autoimmuni. Poi se parliamo di tiroide stiamo qua veramente fino al 2025 con te. Io, è stato un grande piacere, scrivono anche per me chiaramente, grazie Marco di essere venuto qua, magari facciamo ancora una direttina a luglio, abbiamo detto, no? Adesso non ricordo l'argomento con Marco. Le dirette non vanno in vacanza, la nostra diretta il martedì non va in vacanza, neanche a Ferragosto. Ecco, bella, beh, sì, no, è vero, ti tratta come se li vivesse in prima persona. Direi che Deborah ha racchiuso un pochino tutto il discorso e tutta la tua persona, Francesco, e Marco chiaramente una pietra miliare di Fitness 40 più, perché è sempre qua con noi ed è sempre un piacere, sempre molto apprezzato. Vuoi dire qualcosa, Francesco? No, io ti ringrazio te per questa diretta, poi essendo in bella compagnia con Marco, perché è un amico, poi con tante persone che comunque, che è bello poi parlare con le persone, avere la linea diretta con le persone, no? E penso che è una cosa che ti ripaga professionalmente moltissimo, se tu riesci ad aiutare una persona, anche sentendoti parlare, o avendo scritto un articolo, avendo scritto qualcosa, tu riesci ad aiutarla. Io sono più contento della persona che ha scritto, quindi penso che questa è la cosa più bella, perché i soldi non ti ripagano quanto le parole. Per esempio, io certe volte ricevo dei messaggi, grazie per aver risolto questa situazione, penso che non so a quanti soldi corrisponde questa frase. Certo. Allora, direi che possiamo andare. Ecco, io un approccio che mi piacerebbe che aveste tutti di fronte alla serata che abbiamo affrontato questa sera è iniziare a capire che delle volte il punto di partenza è l'approccio che abbiamo nella vita alle cose che ci accadono. Cioè siamo noi gli artefici della nostra felicità, non è assolutamente un caso,
oggi ho raccontato in un post e ve lo porto qua e ci tengo anche a dirvelo e a rendervene partecipi perché per me qua veramente è un salotto dove poter stare in mezzo veramente a persone piacevoli, come diceva Francesco. Il fatto, la storia dei due monaci, dove in sostanza un monaco andava a raccogliere e ad aiutare una donna ad attraversare un fiume, mentre il monaco più giovane si era rifiutato di farlo, e andando avanti nel loro cammino, il monaco più vecchio era sereno, mentre l'altro monaco in realtà invece era più pensieroso. Si sono messi a parlare e quello che era un po' più pensieroso continuava a pensare al suo gesto dove non ha aiutato la donna ad attraversare la strada. E il monaco più vecchio in realtà era più sereno, contemplava la natura, meditava, eccetera, eccetera, no? A un certo punto si è resi conto come il monaco più giovane era assolutamente schiavo del passato ed è quello che non dobbiamo fare noi, cioè dobbiamo vivere nel qui, nell'ora, in questo momento, in quello che succede adesso per poter essere felici. Purtroppo troppe persone si fermano a quello che è stato, a quello che sarà, e invece vivere come fanno esattamente anche i cani, no? Vivono sul momento, non sanno se dopo mangeranno oppure no, sperano che il loro padrone glielo dia, hanno un po' di sicurezze, però non tantissime, ma vivere qui e ora è fondamentale e non è vero che una persona è felice perché ciò dipende da quello che ti succede nella vita, non sei sfortunato, è una scelta, la felicità è una scelta. Per cui io vi ringrazio, addirittura c'è una scritta, non so tradurla, ma probabilmente sono dei complimenti per voi, però è in tedesco di Giussi, che mi ha scritto forse che è a Norimberga. Io vi ringrazio a tutti voi, grazie Francesco, grazie Marco, grazie a chi ci ha seguito. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima.